Leggo, no, caduta 2. Antonella, ecco. Buonasera. Buonasera, allora Antonella Civale, attrice di teatro, in cinema, si è formata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, rafforzando la sua formazione con numerosi laboratori di diversi trainer e registi. In teatro spazia dal comico al drammatico, comprendendo spettacoli per bambini. Ha appena terminato di registrare un nuovo audiolibro e a breve riprenderà la sua attività di insegnante di dizione e recitazione, mentre intende dedicarsi alla scrittura di un nuovo testo che la vede anche protagonista, sempre che i suoi figli gliene diano la possibilità. È molto bello. Bene, a lei, ad Antonella Civale, è affidata la lettura della motivazione del nostro primo premiato. Il primo premiato è Aldo Morrone. Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, esperto in dermatologia tropicale delle migrazioni e nelle malattie della povertà, da oltre 40 anni si occupa della salute dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei senza tetto e delle donne vittime della prostituzione, sensibilizzando le istituzioni nazionali ed internazionali sulla salute dei gruppi a rischio di esclusione sociale. È stato direttore generale del San Camillo Forlanini di Roma, oltre che fondatore e primo direttore generale dell'Istituto Nazionale Migrazione e Povertà. Da molti anni è impegnato con la sua equipe multidisciplinare in diversi progetti di cooperazione in campo clinico-scientifico, educativo e sociale in Africa, nel sud-est asiatico e in America Latina. Dal 2013 al 2017 è stato vicepresidente dell'International Society of Dermatology, oltre che presidente onorario dell'International Institute of Social, Medical and Anthropological Sciences e direttore scientifico del workshop internazionale Cultural Health and Migration tenuto dal CNR di Roma. È presidente del Congresso Annuale Internazionale di Dermatologia e Salute Globale in Etiopia, in collaborazione con il Ministro della Salute del Tigray. È autore di oltre 20 libri e più di 500 articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, dedicati alle condizioni di salute delle popolazioni migranti, con particolare riguardo alle problematiche sociosanitarie delle popolazioni più disagiate e alle infezioni emergenti e da importazione, comprese le STIs, infezioni da trasmissione sessuale e le infezioni da HIV/AIDS. Nel 2017 riceve dall'International Society of Dermatology la medaglia Castellani-Reis, massimo riconoscimento per l'attività clinico-scientifica in dermatologia. Il premio Italia Diritti Umani 2022 va ad un uomo che ha speso e spende le migliori energie e l'indiscussa professionalità in ogni dove perché la sofferenza del prossimo venga rimediata. Artista romano, mostre personali e collettive in Italia e all'estero, tra cui non so, Spoleto International Art Fair del 2013, Biennale d'arte del Veneto, espone in galleria e anche in spazi istituzionali. Ama il mare e la natura incontaminata, occasioni di viaggio e di riflessione. E mi sa che ci sono tutti questi temi in questo bellissimo quadro che noi omaggiamo come premio dei diritti umani. Però permettetemi, adesso passo qui in mezzo e passerei il microfono al dottore per una sua dichiarazione. Tanto io vi ringrazio, non merito questo premio ovviamente. Il premio va a tutte le persone che in questi 40 anni hanno lavorato con me per tentare di restituire salute e dignità alle persone cui era stata tolta questa salute e dignità, sia in Italia sia nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Ho detto bene l'ultimo paese, io sono tornato adesso al Kurdistan, c'è stato un bombardamento da parte dei turchi del nord, c'è stato un assassino di una giornalista mentre io ero lì. In Tigray c'è una guerra,
una guerra che è stata probabilmente voluta dal premio Nobel per la pace, primo ministro dell'Etiopia, che non ha trovato, come diceva Patrizio, un modo migliore di contrastare un conflitto con il Tigrai. I miei colleghi da 2 anni non hanno medicine, non hanno stipendio, non hanno da mangiare, un vero e proprio genocidio che si sta realizzando nel nord del paese. Devo dire che ho anche con poca conoscenza da parte di pochi coraggiosi giornalisti che ne parlano. È vietato ai giornalisti, è vietato alle organizzazioni umanitarie entrare in quel territorio, da 2 anni non si sa assolutamente cosa accade. Ma poi io pensavo a Antonio Russo, che invece ha pagato con la vita il fatto di essere presente in quei luoghi, di non limitarsi a vederli in TV, di non limitarsi a vederli sulla piattaforma, ma di essere andato lì a pagare con la vita la ricerca della verità. Io credo che un premio come questo vada alle persone come Antonio Russo, che sono presenti in quel luogo. Pochi giorni fa il Papa in un'intervista diceva: se tu non tocchi la sofferenza degli altri, è inutile che fai finta di soffrire con gli altri, devi toccarla. E dissi, ho letto poco fa un articolo che parlava dell'importanza del tatto. Se tu non tocchi con la tua mano la sofferenza degli altri, io dico, se non tocchi con la tua mano le persone che soffrono, tu non comprenderai, mai l'importanza di restituire dignità. Io ho avuto questo privilegio di incontrare queste persone, ho avuto il privilegio di toccarle con mano quando dai barconi scendevano al molo di Lampedusa, ho avuto questo privilegio di incontrarle nei campi profughi. In questo momento a Sulimania ci sono dei campi profughi immensi, devo dire, ormai da anni. Prima si parlava di genocidi, genocidio del popolo yazida, che voglio dire, nessuno riesce a comprenderlo, e questo è perché a noi ci piace vedere, come dire, quello che dall'altra parte del mondo costruisce la sua capanna senza mai andare a capire come si fa una capanna in Brasile, e non comprendiamo questa realtà. Devo dire che grazie a realtà come le vostre, io oggi sono rimasto molto colpito da tutti gli interventi. Devo dire che il premio più grande è stato ascoltare le persone che oggi mi hanno spiegato, mi hanno aperto la mente su una realtà drammatica che io, con la quale mi confronto tutti i giorni, non solo nei paesi lontani ma nei paesi vicini. Quest'anno, durante il lockdown, siamo andati dal marzo 2020 in tutti i luoghi dove si incontrano e vivono le persone senza dimora, le persone tossicodipendenti, le persone uscite dal carcere. Abbiamo ritenuto opportuno, doveroso fare a loro il test per il SARS-CoV-2, vaccinarli, perché era doveroso, appena arrivato il vaccino, che tutti potessero avere il vaccino e non soltanto alcuni che se lo potevano permettere. Sapete che in Etiopia nessun cittadino, nessun abitante ha avuto la terza dose, soltanto pochi si sono fermati con il privilegio di 2 dosi, e allora era per questo che in una politica intelligente bisogna mettere al centro dei servizi le persone più fragili, perché solo se loro stanno bene potremo garantire la salute a tutti e la dignità. Grazie a tutti voi. Grazie.